Le tradizioni, l'alimentazione e la salute, patrimonio universale, sono questi temi al centro dei giovedì della confraternita che si snoderanno fino al 29 settembre. In calendario 11 incontri culturali promossi dalla confraternita Santa Maria del Suffragio, che ha coinvolto medici, biologi, ristoratori, prelati, sommelier e scrittori. Abbiamo un tantino cambiato programma, erano i segreti del suffragio ed era una settimana continua. Invece quest'anno una mente geniale, che non faccio il nome, Fragomeno, ha ideato i giovedì della confraternita. Abbiamo avuto il patrocinio del Comune di Fano, un congruo contributo dalla BCC di Fano, e quindi questo ci ha permesso di partire. Gli incontri si svolgeranno nella chiesa Santa Maria del Suffragio in piazza Cleofilo a Fano con inizio alle ore 21. Il primo appuntamento in programma per giovedì 16 giugno si intitola All'Osteria della Marianna. Ce ne parla il noto ristoratore Rolando Ramoscelli. L'Osteria della Marianna è il 20° libro che ho scritto assieme a Gianfilippo Centanni. Si parla di un'ipotetica osteria posizionata a metà Uriglia, dove accadeva un po' di tutto, un po' di cose vere, un po' di cose aggiunte, e dove nasce una cucina particolarissima, perché è l'unione tra l'orto e il mare. Molte ricette che oggi chiamano creative, già quelle donne, quelle persone le facevano, considerando che venivano da tutte le parti della provincia, qualcuno anche fuori provincia, quindi esperienze già acquisite prima, in aggiunta di questi prodotti eccezionali, che sono quelli di costa, del pesce azzurro, delle vongole e altri prodotti orticoli come il cavolfiore. Tra i protagonisti della rassegna anche il dottor Fiorenzo Giammattei, che il 14 luglio si occuperà di materie prime di qualità in cucina. È inutile fare grandi preparazioni, lunghissime, complesse, se poi le materie prime sono scadenti, e viceversa. Però mentre con una buona ricetta ma con una scadente materia prima non combini niente, è vero il contrario. Se c'è una buona materia prima, bene o male, si riesce a mettere in piedi comunque un qualcosa di accettabile. Quindi materie prime purtroppo che oggi sono in via di estinzione, perché quello che c'è è, oggi va di moda in sapore, in colore, in odore, per cui la gente non vuol più sentire i sapori, per cui è un grosso problema. Parlerà invece della cucina di Abramo Monsignor Giovanni Tonucci, arcivescovo nunzio apostolico. Parliamo di Abramo, quindi è il nostro padre nella fede, ma è soprattutto l'iniziatore del popolo ebraico. Nella legge che gli ebrei hanno ricevuto sul monte Sinai da Mosè ci sono già tante regole che si riferiscono al cibo, cioè le cose che si possono mangiare e quelle che non si possono mangiare. Il modo in cui il cibo deve essere preparato e il modo in cui non può essere preparato. Oltre a questo c'è anche da capire che ai tempi di Abramo, come ai tempi di nostro Signore, tante cose che noi mangiamo non c'erano in Palestina, di tanti tipi. Noi abbiamo le banane che vengono soprattutto lì, da Giaffa, eccetera. Ebbene, quelle non esistevano allora. Ecco, per cui i frutti e gli alberi dei tempi biblici sono qualcosa di diverso. Ecco, quello che io vorrei fare in maniera piuttosto facile all'ascolto e anche divertente è un po' di scoprire tutte queste realtà che sono comprese ma che vanno un pochino enucleate dal messaggio biblico.